Dai, abbraccio, abbraccio, abbraccio. Adesso interrompo il ghiaccio, perché tanto io posso tagliare e cucire per certi aspetti. E quindi con enorme piacere oggi ho l'opportunità di intervistare. Ma già stai registrando? Ma certo che sto registrando. Gianfranco Miceli, ho detto bene, ho detto bene, sono anni che ci conosciamo con questo Baldo Giovane, che secondo me è uno dei più grandi tagliatori mondiali. Grazie Francesco. Perché le mie figlie sono state tutte formate da Life Tech, anche i nipoti, e quindi adesso con Franco stiamo riorganizzando un bel corso specifico, specifico per aumentare il grado di conoscenza sul taglio, perché tante volte la manualità spesso non è accompagnata da una teoria che supporta il capire perché si verificano certi fenomeni nel taglio, no? E quindi questo taglio è adatto non soltanto a chi comincia, ma specificamente, proprio nello specifico, per chi vuole avere quel supporto in più di informazione per aumentare la sua percezione verso il cliente. Anche perché il corso è abbastanza anche un po' articolato. È articolato, è complesso, perché riguarda tutte le forme e quindi anche poi il loro utilizzo di come di come pettinarle, di come metterle in piega, perché ogni forma si presta a una determinata piega, a una sua caratteristica per la tenuta. Faccio un esempio, una forma chiamata liscia sostanzialmente è più adatta a una piega liscia, quindi la garanzia che questa forma, una volta fatto il taglio, la piega duri anche più di qualche giorno prima che se lo lava, perché oggi capito, dopo 2 o 3 giorni al massimo li lavano, però quindi ti consente di avere una certa garanzia. Quindi imparare le forme ti aiuta anche a capire come pettinarle, anche se la piega non è nello specifico inserita nel corso di taglio, però ti aiuta a capire come ottimizzare il taglio, la piega su quel taglio. E proprio per questo motivo che anch'io, che mi occupo di formazione, allungamento e infoltimenti, quando andiamo a fare il corso, se non c'è una base ben precisa, la possiamo chiamare tradizionale o classica, la base per capire le forme, i volumi. È scientifica, e dopo più la parte è scientifica, perché diciamo che scienza e arte vanno a braccetto, no? Una crea e l'altra spiega il meccanismo, che cosa è successo, il perché si verificano determinate cose. C'è quasi una forma di illuminazione dell'allievo. E certo, perché infatti quando io parlo, imparare il corso di taglio abbinandolo a una teoria scientifica, prima ho parlato di percezione, perché il marketing vero per un parrucchiere è percezione, tutto si riduce, a parte le strategie, quelle sono strategie, no? Il fatto di adottare certi sistemi per vendere, però poi comunque l'unica cosa forte che rimane è la percezione, cioè che cosa percepisce il cliente quando tu gli parli. E quello? Quella è la cosa fondamentale, perché uno deve sempre tenere in considerazione che la tua clientela, come è successo a me e penso anche a tanti altri colleghi, la clientela può rimanere anche 30 anni con te. Certo. Quindi se lei percepisce che c'è un professionista, e poi un'altra persona che anche se decide di cambiare parrucchiere e fa il confronto, tu in quel confronto sei sempre vincente. Guarda, io adesso sto pubblicizzando con Emanuela Mantella il taglio asciutto, che tu sei stato il suo maestro, sì, da questo punto di vista, e quindi adesso abbiamo trovato le parole e tutti quei benefici che un taglio asciutto può realizzare attraverso le forme e i volumi, certo, che certo, a tempo reale tu lo puoi vedere non a capelli bagnati ma a già a capelli finiti. Ma guarda, guarda che in Inghilterra anche tantissimi anni fa, lo stesso Vidal Sassoon, usano tagliare i capelli da asciutti,
non è, diciamo, una novità di questo, perché c'è una considerazione da fare: nel momento in cui tagli i capelli e sono bagnati, stanno nella loro massima estensione, ma non hai il controllo né del volume né della massa e né delle linee che si sovrappongono. E quindi quando, la cosa corretta sarebbe costruire la forma del taglio da bagnati, stabilire le sue proporzioni, e poi la perfezione, il dettaglio si fa da asciutto, perché lì tu vedi la massa dei capelli, vedi se le linee, se ci sono delle linee nette di taglio che si notano troppo, lo vedi Guarda, questa soltanto. settimana proprio abbiamo fatto il focus su questo taglio asciutto e in effetti c'è un miglioramento netto nel momento che si ribagnano, perché c'è tutta un po' la Certo, procedura di certo, allisciarli, creare queste forme e volumi a tempo reale, poi ribagnare e creare quella forma e infatti. volume. E in effetti abbiamo notato anche le clienti che hanno acquisito uno scalino in più come miglioramento. Quindi il taglio o un percorso di formazione di taglio che Gianfranco sta preparando, giusto? Sì, stiamo Quante preparando. giornate? Guarda, le giornate sono 8 giornate perché comprendono le 4 forme principali. Poi c'è una giornata aggiuntiva che però riguarda soltanto l'aspetto scientifico, non più del taglio, diciamo quella più perché uno può insegnare il taglio a delle persone oppure migliorare diciamo, la loro tecnica. Se sono anche già avanzati come titolari dei saloni o primi lavoranti, però poi gli serve anche sapere a chi venderlo, a chi applicarlo, come fare, cioè riuscire a capire queste forme, non la linea, che cos'è, che cosa rappresenta. Ti faccio un esempio: una linea orizzontale non è soltanto parallela al terreno, ma rappresenta anche a livello psicologico tutta una serie di cose, è simbolo di staticità, taglia una figura, sottolinea determinati punti, quindi imparare queste cose qua, oltre al classico procedimento di imparare il taglio, imparare queste cose significa aumentare la capacità comunicativa del parrucchiere e anche di Bellissimo, molto. bello. Bene, allora stiamo proponendo questo corso che dovremmo Guarda, realizzarlo a dovrebbe partire breve. il 26, la prima domenica di settembre, che è il 26, poi da lì si alterna in 8 giornate, quindi domenica e lunedì, perché riguarda le 4 forme principali, che sono le forme piene, le forme a strati progressivi, le forme a strati uniformi e tutto il catalogo dei graduati. Poi c'è questa giornata in più a chi vuole, che è a parte del corso, perché vuole entrare nello specifico e capire per quale motivo si verificano certi meccanismi in modo da avere più comunicazione attraverso la cliente, c'è questa giornata in più che è riservata a quelli che hanno già una certa manualità o che sono titolari di salone oppure a che loro volta vogliono addestrare il loro personale in un determinato modo, cioè in un modo un po' molto più professionale. Perfetto. Perché c'è il fatto di sapere queste cose è importante, perché quando viene una cliente, la mancanza di vocabolario, cioè il saper non comunicare o comunicare approssimativo, cioè viene una persona, vuole fare un taglio, io gli dico che gli sta bene, è carina, la migliora, il suo aspetto, la rende più simpatica, ma quello glielo dice la sua amica. Se viene da te è perché vuole un qualcosa di oggettivo. È come se io andassi a guardare un quadro di Leonardo, io posso dire mi piace o non mi piace a livello soggettivo, ma non posso dire che è brutto, perché non ho argomenti, non ho studiato per farlo. È questo che la cliente vuole da te più rispetto al parrucchiere tradizionale. Ed è su questo che poi baserai i tuoi confronti. Bene, ragazzi, avete ascoltato Gianfranco Miceli in un piccolo assaggio di quello che andrete ad apprendere, l'arte di tagliare i Sì, capelli, sì. e non solo, che sposa anche l'estensore, perché noi facciamo allungamenti dei capelli non solo per fascio, ma per migliorare la persona che possa evolversi.
e quindi il taglio è fondamentale e le linee sono fondamentali per creare questi volumi anche con l'extension. Certo, Ma poi specialmente nelle session, scusa se ti interrompo, ma specialmente nelle session, uno dei tagli più appropriati è lo slide, cioè saper tagliare scivolando, perché per non creare morbidezza, creare linea curva, che la linea curva significa movimento, e quindi si adatta molto di più imparare. Quindi ci sono delle tecniche particolari che in questo corso sono incluse, perché fanno parte della parte che riguarda gli stati progressivi, e dove possono diventare, come dici tu, molto utili, specialmente per le session. l'estensione Point ha molta stima di Franco, che ha un programma fantastico per migliorare quello che stiamo portando avanti, questa professione, per diventare unici e irripetibili nella nostra zona. Sì, Giusto? Perfetto. certamente. Senti, mi ha fatto veramente Anche a me mi ha fatto piacere piacere. oggi e speriamo le prossime interviste. E per chi fosse interessato al corso, sotto la descrizione potrete trovare i numeri per avere informazioni più nel dettaglio, o ci chiamate e vi veniamo a trovare per spiegarvi meglio quello che andiamo a realizzare. Corso base. Corso base scientifico, corso di taglio scientifico, diciamo è più appropriato chiamarlo così, Corso di taglio scientifico, sì. scientifico. Perfetto. Grazie e ci vediamo. Ciao a Ciao. tutti. Ciao.